fatto lo spuntino. Ah, ok, scusa, nel frattempo ti sei portato avanti. Ragazzi, prima con i genitori dovete stare chiaramente un po' più abbottonati, giustamente, ma... Sistemati. Dovete raccontatemi i segreti di questa coppia. Chi è il più forte? Chi è il più forte? Chi è il più forte? Sicuramente lui, no, lui, assolutamente lui. Io ho sempre detto lui è più forte di me, da sempre, lo diciamo. Ma tutti, quindi... No, noi ci scherziamo su questo, veramente, non è affatto un problema, sotto questo punto di vista non c'è affatto una competizione, anzi, veramente siamo l'uno per l'altro, sia in acqua che fuori, poi chiaramente litigi e battibecchi ci sono, penso, in tutte le famiglie, tra tutti i fratelli, quindi veramente è un bel rapporto. Qual è il segreto per essere una cremolata vincente? Innanzitutto far parte del posillipo, perché solo al posillipo ci sono le cremolate, quindi... Beh, ci sono anche le adozioni comunque, io sono stata adottata, sono cremolata anch'io. Assolutamente sì, però sono made in posillipo da Baggiani Greco, quindi... No, è veramente il divertimento, noi ci divertiamo tanto, in ogni cosa che facciamo, magari è questo il nostro segreto, per noi la prendiamo tutto... Magari ogni tanto anche sottovalutandola o vedendola un po' più superficialmente, però noi ci divertiamo sempre qualunque cosa facciamo, mettendoci però sempre tanta passione e tanto cuore, soprattutto quando vestiamo la carrozzina e il posillipo. Il cuore, adoro quando dite quello, il cuore. Noi del nord diciamo il cuore. Sentite, parlando invece del vostro, dello spogliatoio del posillipo, il compagno di squadra più saggio. Ce ne sono tutti grandi, abbastanza saggi. Diciamo che il più saggio è chiaramente sono Tommy e Paredi, che sono i più grandi. Però poi vabbè, ci sono anche Giuliano, Scalzone, ma soprattutto Luca Marziali, che tra l'altro è nostro zio praticamente. Per tutto quello che ci insegna e per tutte le cose che ci dice, noi lo chiamiamo zio, quindi no, tutti grandi sono fantastici, quindi invece il più, diciamo, agitato. Il più agitato è... dipende dalla situazione, dal contesto, posso essere io. Menti, sento. Posso essere io, ma dipende dalle situazioni, diciamo che più agitato non c'è, non è sempre uno, quindi dipende. Qual è la caratteristica che ruberesti a tuo fratello? La calma, la tranquillità. E tu? Parlando visivamente il tiro, cioè la fase offensiva di Massimo. Il difetto invece peggiore del fratello? Il vizio peggiore del fratello, il fatto che... come dire, un po' rancoroso, e quando si trova in difficoltà caccia tutte, diciamo, i litigi e battibecchi precedenti. Il suo? Io ci vado più piano. il suo essere irascibile, cioè che non riesce sempre a mantenere la calma, in alcuni momenti va un attimo in tilt e c'è bisogno di qualcuno che lo tiene a bada. Il qualcuno in acqua è lui. Invece l'aspetto tecnico che dovete migliorare di più? Tanti, veramente tanti. Io la fase difensiva, vero, tanto. Io personalmente molto, molto la fase offensiva, dove sono ancora troppo dietro, diciamo, rispetto al livello della Serie A. Sei scaramantici? Io abbastanza. Io molto scaramantico. Hai qualche rito prepartita? Più che prepartita, indosso sempre i calzini, gli stessi calzini per la partita, cioè sono i calzini del sabato, le stesse scarpe, e prima della partita devo farmi il lascio della calottina o sott'acqua o da una parte opposta rispetto a dove stanno tutti i miei compagni. È un impegno, cavolo. Tu invece, Giampiero? No, io davvero scaramantico, non le dico quali sono i miei riti preparati. Ma dai, ma non è vero, ma chi l'ha detta sta regola? Oh.
No, è giusto. Vabbè, ma meno male sono la posizione dello spogliatoio, cioè cerco di mettermi da quando sto al Posillipo, cerco di mettermi sempre vicino a Luca Marziali, sia in casa che in trasferta, diciamo, cerco di stare vicino. Poi, beh, quando vado in trasferta, le camere predisposte. E poi pure io, diciamo, ho un mio paio di calzini scaramanti. Uno per quando si gioca in casa, uno per quando si gioca fuori casa. Invece la vita extra pallanuoto? Perché c'è una leggenda che io ormai ho capito chiacchierando con tutti i vostri colleghi, e qua mamma e papà potranno confermare, che qua i pallanuotisti rimorchiano parecchio, è vero? Sì, diciamo che prima che ci fidanzassimo ci divertivamo parecchio, quindi stavamo bene. Ora un po' meno, perché diciamo che siamo sotto tiro e sotto bacchetta, quindi cerchiamo di fare bravi. Ne salutiamo queste fidanzate, come si chiamano? A me Flavia, a me Leonora. Ecco, visto che in quarantena siete distanti, un bel saluto direi che è un bel regalo. Sì. No, è... Con difficoltà. Siamo qui, ci sta bene in difficoltà, che l'hai fatto. Vi ringrazio, siete una bellissima famiglia. Complimenti. E in bocca al lupo per questo periodo, speriamo passi in fretta. Se volete magari lasciare un messaggio ai vostri tifosi, invece quello ai ragazzini che vi seguono. La pallanuoto è un bellissimo sport, ma è un grande impegno e sacrificio, ma il più grande impegno che dobbiamo, come dire, dobbiamo mettere impegno a rimanere a casa, perché la salute viene prima di uno sport e di qualsiasi divertimento, quindi il sacrificio che dobbiamo fare noi atleti, ma tutte le persone, le famiglie, quello di rimanere a casa e rispettare le regole che ci vengono imposte. Quindi anche noi rimaniamo a casa. Siamo tutti una grande squadra ora e dobbiamo, il nostro contributo è quello di restare a casa, mentre ci sono dottori come ad esempio il padre del nostro compagno di squadra, Roberto Parrilla, che al momento è il primario nel reparto proprio colpito da questo virus, e veramente per noi è il nostro eroe, veramente il simbolo di questa battaglia. Infatti salutiamo anche Roberto e tutta la famiglia, i ragazzi. Lo salutiamo, lo ringraziamo, ringraziamo tutte le persone che ci stanno aiutando, e dai che insieme vinciamo questa battaglia. Ciao ragazzi, grazie mille, ciao. Un bacio. Ciao ciao. Ciao.